E come una medaglia ha due facce. Non a caso uso la parola medaglia, perché è la foto di un campione che vi stiamo per mostrare, che ha portato in alto il tricolore. Il 23 novembre scorso è diventato campione mondiale di kickboxing. Ma adesso l'altra faccia, eccolo qui, con la toga, perché è un magistrato che con passione e perizia discute in tribunale. E chi potrebbe mai pensare che il campione mondiale di kickboxing e il magistrato siano la stessa persona? Eppure è così. Fabrizio Gaverini. Buongiorno. Buongiorno. Piano con la stretta. Piano con la stretta, se no parte subito. Diciamo la verità. Ma innanzitutto complimenti, immagino che sia molto agile perché è uno sport un po' particolare. Ma nella vita sono arrivati prima i guantoni o la toga? Sono arrivati prima i guantoni. Consideri che nel 1991 ho cominciato questo sport dopo una brevissima esperienza di nuoto. A 11 anni. Diciamo la verità, il nuoto è tanto bello, noi genitori vogliamo sempre fai nuoto che allarga le spalle, però poi il nuoto è una rottura di scatole che è la metà bassa con rispetto parlando, si è detto. Sì, avevo una resistenza fortissima nel mettere la testa sott'acqua e mio fratello mi disse, ma guarda, ho un amico che insegna kickboxing, prova. E? Ho provato e devo dire, mi è piaciuto. Si è creato un bel gruppo, si è creata una bella compagnia e mi sentivo in qualche modo portato per questo sport. E la prima competizione a quanti anni? Dopo un paio d'anni, la prima competizione seria, il primo campionato regionale. Mm-hmm. E lì, una prima fase in cui sono stato sul secondo gradino del podio e poi la seconda fase del campionato regionale l'ho vinta, così aggiudicandomi il primo titolo. Queste immagini che stiamo vedendo a che cosa si riferiscono? Sono esattamente quelle di quel campionato regionale. Correva l'anno 1993, quello in azzurro sono io. Ne ho prese anche un po', però alla fine appunto mi hanno proclamato vincitore e campione regionale di quell'anno e poi del successivo. Bene. E invece quando è che è stato folgorato sulla strada di Damasco dall'amore per la giustizia? Ma durante gli studi da geometra, perché io in realtà ho iniziato a studiare come geometra, il quarto ed il quinto anno di scuola superiore vi era anche il diritto tra le materie che si studiavano. Mi è piaciuto tantissimo, tanto che a fronte della scelta classica che fanno quelli che si diplomano come geometri, cioè o fare quel lavoro o darsi ad architettura o ingegneria, io ho deciso di fare giurisprudenza. Mi sono laureato in giurisprudenza, ho cominciato a fare l'avvocato e da avvocato ho provato anche il concorso in magistratura, è andato bene, sono salito su questo treno e devo dire. Per la serie Il talento non ha età, anche lì ha registrato un piccolo record, mi dicono gli autori. Ero abbastanza giovane, avevo 29 anni, non il più giovane dei magistrati in servizio che hanno preso servizio, però sì, ero abbastanza giovane. Abbastanza giovane. A 29 anni si è giovani, a prescindere. Allora, torniamo a questa medaglia che, come dire, ha acceso un riflettore a livello mondiale. Mamma e papà cosa fanno? Mamma e papà sono rispettivamente infermiere oggi in pensione e mia madre casalinga. Per cui pensa che soddisfazione, doppia soddisfazione. Vediamo queste immagini che la ritraggono sul podio. Campione del mondo. New World Champion in a Point Fighting Masterclass, Fabrizio Gaverini, Italy. National Anthem of Italy. Posso immaginare i suoi compaesani quando... Oh, e vai! Felicissimi, il gruppo WhatsApp dei coscritti è esploso, è stata una cosa veramente bellissima. Oh, posso pensare anche all'orgoglio del suo maestro, perché immagino sia come judo, no? Ognuno ha il suo maestro. Sì, sì. Antiche riminisce, più di cintura gialla non sono diventato, un disastro. Ma veniamo a lei che invece, come dire, ha portato in alto il tricolore. E quindi il maestro cosa ha detto? Il mio maestro Marco Bertoletti è stato felicissimo, mi ha sempre seguito in tutte queste competizioni
E inutile dire, l'abbraccio più sentito è stato quello con lui, decisamente. Che poi c'era una promessa, immagino, fatta. Sì, lui ha sempre detto che non sarebbe andato in pensione dalla kickboxing finché non avessi vinto il titolo mondiale. Spero che non ci vada adesso, però, nel senso che ho ancora bisogno di quindi, lui. Quindi lo avrebbe pensionato, eh? Io no, io mai. Lui solo decideva questa cosa. Guardi i nostri mascalzoni di autori, che cosa le hanno combinato, dottore. Prego. Fabrizio, come vedi, ho mantenuto la promessa che mi ero fatto. Se avessi vinto il titolo mondiale, mi sarei regalato una vacanza. Guarda qualche posto meraviglioso. A parte gli scherzi, è dal settembre 99 che sto aspettando questo momento e sono sicuro che sarebbe arrivato. Pensa che gioia per un maestro vedere un suo allievo. Dove si è fatto quell'incontro? Dove si è svolto? Ad Albufeira, in Portogallo. In Portogallo. Beh, insomma, grosse soddisfazioni. Però io non posso esimermi dal chiederle, signor giudice, cosa hanno detto a Palazzo di Giustizia i suoi colleghi? Sono stati felicissimi tutti, tanto che abbiamo brindato insieme poi nel periodo natalizio sia a Santo Natale sia alla mia vittoria, ci siamo rivisti un pochino. Che poi solitamente lo sport in voga tra i magistrati, per quel poco che conosco, è il padel, il calcetto, golf. Vero, devo dire che ad esempio anche una collega della Procura di Bergamo, Letizia Ruggeri, è a sua volta cintura nera quarto dan di karate ad esempio, quindi però, qualcuno c'è che... Fa strano però questo. Perché karate e judo erano sport che andavano di moda tra noi boomer, io sono del 64, un po' fomentati dai film di Bruce Lee rimandati in onda dalle TV private, quindi judo, karate, jiu-jitsu, i più esotici facevano il taekwondo, che non ho mai capito che cosa sia, però taekwondo, vabbè dai, fai quello che te va. Oh, la vita di un magistrato è pesante perché dalla la mattina alle udienze, il pomeriggio devi studiare quello che hai il giorno dopo, come... Ci si organizza, diciamo che riuscendo a non sprecare tempo si riesce a contemperare le due cose, chiaramente è sacrificio, però devo dire che il messaggio obiettivo ambizioso e sacrificio è un messaggio che mi è piaciuto diffondere, mi è piaciuto diffonderlo anche tra i più giovani della mia palestra, nel senso che a volte c'è un po' l'istinto della rinuncia facile, invece impegnarsi, sacrificarsi, ma ottenere dei begli obiettivi, insomma, credo che sia una cosa buona per noi e per i più giovani. E questo è un bel messaggio, perché senza sacrifici non si va da nessuna parte, tanto nello sport quanto nel lavoro. Poi la meritocrazia è un'altra, però partiamo dalla competenza, perché se c'è la competenza il merito arriva un attimo dopo. Certo, sul tatami c'è poco da barare, o lì ci sei oppure c'è poco da fare. Quante ore si allena? Nei periodi normali un'ora e mezza, 3-4 volte a settimana, sotto gara ovviamente tutti i giorni 2 ore. Io lo sto osservando con invidia, mi permetta dottore, si vergogni, lei non c'ha niente di massa grassa, proprio zero, quanto pesa? 68 kg, infatti regalo anche qualche chilo ai miei avversari perché la categoria è fino a 74, quindi... Quindi lei combatte con quelli più strutturati e li sdraia tutti quanti. Ci proviamo, a volte sdraiano me loro, quindi siamo... Senta, durante gli allenamenti poi ovviamente il lavoro va avanti e a volte sono anche impegni di un certo spessore, insomma. Sì, io durante la preparazione contestualmente stavo seguendo e sto seguendo insieme al mio procuratore vicario Luca Sergio un caso di omicidio abbastanza delicato avvenuto dentro una caserma, ovviamente non posso parlare dei dettagli per ovvi motivi, però sì. Ma quando lei va lì riesce proprio, la usa anche come disciplina mentale per, come dire, staccare la spina, perché quello del magistrato è un lavoro impegnativo. Fortunatamente sì, cioè fortunatamente ti aiuta proprio a staccare la spina, cioè il fatto di vincere le tensioni durante un allenamento, durante un combattimento, aiuta poi a essere più... Che cosa dà la magistratura allo sport e cosa dà lo sport alla magistratura? Ecco, diciamo, che tipo di interazione c'è tra le due attività? Ma diciamo, lo sport, come dicevo, aiuta a essere molto meno tesi sul lavoro e quindi a avere una situazione di relativo stress. Dall'altro lato, secondo me, la magistratura dà un'ottica diversa dei fatti.
tratti, cioè di come li si prendono e di come li si considerano. Soprattutto però bisogna tenere conto che sono due cose totalmente diverse. Io sul tatami ho un avversario. Io quando sono in ufficio non ho un avversario davanti a me, ho una persona di cui devo tutelare i diritti e che fino a prova contraria è un innocente. Quindi bisogna proprio saper distinguere quando qualcuno mi ha detto ma sono assimilabili perché devi avere comunque il senso della misura, questo sì, però poi da un lato ho un avversario, dall'altro una persona con dei diritti. Quindi. Questo, come dire, ci rincuora e ci rinfranca, sapere che ci siano delle persone come lei che operano nella giustizia. Quanti anni ha adesso lei? Adesso 44 primavere, perché gli inverni sono già 45. In fila per due, bene, 44 primavere. Fino a che età si può andare avanti con la kickboxing? In allenamento, quando si vuole, certo. In gara fino a 55. Ah beh, quindi ce n'ha ancora di strada. I prossimi obiettivi adesso è tenere stretto questo titolo, perché mo so dolori. Sì, perché tra l'altro Juan Carlos Herrera, il mio avversario della finale, mi ha già chiesto una rivincita e tra due anni ci sarà il nuovo campionato mondiale ad Abu Dhabi, quindi questa, diciamo, sportivamente è uno dei principali obiettivi. Poi sono un appassionato di montagna e vorrei cominciare con i 4.000 dopo aver provato le vette più alte della mia allora provincia. Vada con Massimiliano Ossini, che è uno che è arrivato fino sull'Everest, o almeno ci ha provato l'Himalaya, non so che cosa ha fatto, ma insomma è uno che di fiato se ne intende. E invece allora, tra due anni non so dove sarò, ma questo programma ci sarà e quindi le faccio un invito in bianco. E in aula invece cosa si aspetta? In aula dipende sempre da quello che ci dà la società, quindi quello che la società mi chiederà di affrontare io sarò lì apposta. Fabrizio Caverini, campione. Grazie, è stato un piacere averla qui con noi.